vinto oggi alla terza difesa mondiale del titolo strappato per la WBA a Patrizio Oliva qui con noi 2 anni fa a Ribera contro l'ossidante numero 1. Eccolo qua subito il gancio sinistro di Koji, arrivato al bersaglio sulla fronte di Hiranaka. Mancino Koji, detto la frusta, il tifone Hiranaka invece è una guardia normale. Probabilmente avrà un inizio freddo il giapponese. Altre particolarità di questi giapponesi di Okinawa sono di essere un po' lenti, diciamo, inizialmente, prima hanno bisogno di parecchio per riscaldarsi. Invece per Koji sono i round più importanti, primi, dove possiede una grossa velocità di colpi, quindi moltiplicato per la potenza, per la forza, quindi danno la potenza dei colpi di Koji. Ancora, ecco qui, ecco un gancio sinistro, tremendo il gancio sinistro di Koji, ha piegato le gambe in Hiranaka, ha sentito il colpo. È stato Koji scatenato, manca 1:52, situazione delicatissima, sta per concludersi il combattimento. Adesso, scosso dal colpo, Hiranaka deve raccogliere tutte le sue energie, deve pregare i suoi dei per rimanere in piedi. Koji lo incalza con i suoi sinistri, è andato 3 volte a segno. È una testata vistosa di Hiranaka. Non è un colpo da karate questo, e neanche di kung fu. È un'azione volgarissima portata da Hiranaka di testa per tenere lontano Juan Martín Koji. Pallido in volto, determinatissimo negli occhi, Juan Martín Koji già ha ottenuto un grandissimo successo subito in inizio di combattimento. Guardate Hiranaka come si butta addosso a Koji per cinturarlo. Teme la potenza di Koji. Sta cercando di imbrogliare le carte Hiranaka, cercando di recuperare, si abbraccia, si è buttato addosso l'avversario, colpito a freddo. La frusta si è confermata subito in inizio di ripresa, proprio lo stavi dicendo, e quello che gradisce proprio l'inizio di ripresa. Sono i round dove Koji esprime tutta la sua potenza. Attenzione, perché Hiranaka sta sporcando il combattimento pericolosamente. Deve fare molta attenzione John Coyle a controllare il giapponese. Provato a portare montante sinistro Koji, andato a vuoto, deve stare tranquillo, non accettare la battaglia, non cadere nella trappola di Hiranaka. Ancora il sinistro di Koji al bersaglio. 23 secondi al termine di questo tremendo primo round per il giapponese Nobuaki Hiranaka, sfidante numero 1 al titolo dei superleggeri. Koji non insiste, si accontenta del successo ottenuto fino adesso, porta ancora qualche colpo, però non sembra deciso a chiudere almeno il match in questo momento. Sì, comunque ha acquisito ancora un'esperienza in più in questo match, perché ricordiamolo, contro linea diretta col suo. Il secondo round del confronto per il titolo del mondo WBA dei pesi superleggeri, vediamo l'attacco di Koji, quello che ha portato. Eccolo qui il gancio sinistro preciso alla mascella di Hiranaka. La frusta di Koji si è abbattuto su Hiranaka. Secondo round, eccolo qui inquadrato Juan Martín Koji. Hiranaka, vediamo se ha recuperato. Ecco che ha abbandonato, diciamo, quella tattica un po' attendistica iniziale, ma subito Koji lo contra, mette che si accende. Pericoloso, con la testa in avanti attacca Hiranaka. Non deve cadere nella trappola della battaglia Koji. Ecco, ancora il gancio sinistro preciso, e ancora vacilla il giapponese sul gancio sinistro di Koji. Non ha mai perso il giapponese, non è mai andato al tappeto, non aveva mai provato i colpi di Koji. Ha grandi capacità di recupero, ha vinto match che sembravano persi. Ancora peggio di questo, subito iniziato male il combattimento anche nel secondo round per Hiranaka, centrato ancora da questa tremenda frusta, che più che una frusta è ancora un montante sinistro, un montante sinistro di Koji al bersaglio. Trova molta difficoltà il giapponese a vedere i colpi di Koji, sono colpi saettanti, veloci. È obbligato a legare in questo momento, ha una sola chance il giapponese per tenere di lontano dalla frusta di Koji, che è un mancino molto fastidioso, è quello di portarsi a distanza ravvicinata per portare avanti questi colpi velocissimi, questi 1-2 tipo karate, che sono la sua arma migliore.
ma deve accorciare la distanza. Non so proprio come possa fare, perché mi sembra che anche il jab destro di Coggi stia abbastanza funzionando. Sì, riesce ad andare bene anche sulle gambe. Comunque Giacomo ha acquisito più esperienza. Se ricordi bene, contro Brazier si fece proprio portare nella bagarre, quindi era un tantino meno esperto di stasera, che comunque non sta cadendo nella trappola di Ranaka, quella di accettare la battaglia. È molto attento Juan Martín Coggi. Ancora il sinistro di Coggi al bersaglio. Buono il sinistro di Martín Coggi. Con Hiranaga continua a colpire questi colpi con abbastanza di disinvoltura. Coggi sempre, guardate, quel sinistro micidialmente appostato vicino alla mascella, pronto a scattare dalla lunga distanza. Veramente una barriera insormontabile per il giapponese, che sicuramente ha solo qualche chance se riesce a portarsi addosso, a portare la battaglia sul logoramento. Ancora la testa del giapponese. L'arbitro sospende un attimino. Ecco che richiama ufficialmente, giustamente richiama Hiranaka. Si attacca, si è sentito chiaramente nel microfono. One point. Gli ha tolto un punto. Quindi ancora ha incrementato il suo vantaggio del primo round con questo richiamo ufficiale. Questa è lotta giapponese più che karate, cerca di portarlo sulla pagar. Sì, non riuscendo a vedere i colpi di Coggi, cerca di portare il match sulla pagar. Si avvicina, lo cintura, lotta, ma è bravo comunque. Non ha nessuna possibilità a lunga distanza il giapponese. No, per adesso è più bravo nella misura Coggi. Ora è riuscito per la prima volta forse a portare un destro. Ecco ancora il sinistro di Coggi e terminato il round con i due pugili che ancora si picchiavano. Tele Montecarlo di Hiranaka, e vediamo ora la scorrettezza compiuta da parte di Hiranaka, che ha portato, ecco, la testata di Hiranaka che ha prodotto l'intervento di Coil, che gli ha tolto un punto. Quindi Patrizio, la situazione ora per tre punti di vantaggio dopo due round, credo, da parte di Coggi. Sì, ha ottenuto un knockdown al primo e un richiamo al secondo. Terzo round, sulla destra ora di spalle il campione del mondo WBA Juan Martín Coggi, argentino naturalizzando italiano, contro il giapponese rappresentante di Okinawa Nobuaki Hiranaka, in grande difficoltà. Ancora comunque attacca con la testa, protesi in avanti, il giappello, il montante sinistro di Coggi al bersaglio grosso. Comunque Coggi, Coggi, incredibile la distanza ravvicinata, un tirato destro, tremendo, destro, poi sembrava che lo volesse rilassare anche sul quadrato. Colpo di scena in questo round, mentre Coggi sparava a portate alla figura di Hiranaka, il giapponese l'ha colpito con tremendo gancio destro. Momento assolutamente drammatico. È in difficoltà ancora. Testata con tutte le armi possibili e immaginabili. Hiranaka incalza Coggi, era sull'orlo del KO, ha rovesciato la situazione. Ora si vedrà veramente se Coggi è un campione. Patrizio, si sta comunque ancora in difficoltà. È in difficoltà Coggi, ha preso un brutto colpo, tremenda anche la caduta di Coggi. E c'è ancora, sta cercando di reagire. Il pubblico cerca di sostenere Coggi. Un'altra testata di Hiranaka, è incredibile, correttissimo questo giapponese, un'altra testata. Ecco, il giapponese sta cercando di spiegare all'arbitro che Coggi si abbraccia e che lui era obbligato, in effetti l'atteggiamento è sinistro. Un destro diritto di Hiranaka, ha tappeto ancora Coggi. Incredibile il destro diritto di Hiranaka, potenza deflagrante veramente. Hiranaka ha sparato un destro, vediamo ha recuperato per sé Coggi o no. Sembra che non abbia recuperato. Ancora la seconda knockdown, ancora il calcio sinistro di Hiranaka allo stacco. Coggi non fa. Ancora un calcio destro, calcio sinistro di Hiranaka, non può andare al tappeto, si difende bene con lucidità Coggi, riesce a andare al tappeto perché c'è il capello. Ancora ha sparato il sinistro, incredibile, ancora il calcio diritto di Coggi. Incredibile questo round, stupendo match, grande orgoglio da parte di Juan Martín Coggi.
è riuscito a piazzare tre gatti finiti micidiali, pur essendo sull'orlo dell'esaurimento del crollo fisico, ma non morale, è riuscito a rispondere. Questo round non finisce mai, in qualche maniera cerca di abbracciare, tenere Gocci, fantastico, assolutamente di contatto comunque Gocci, Giacomo, però lucido, visto, ha fatto il passo indietro sull'attacco di Hiranaga, ho l'impressione che ha lo sguardo spento, ancora l'attacco il giapponese, ancora il destro di Hiranaga al bersaglio, porta colpi tremendi alla figura adesso di Hiranaga, reagisce Gocci con Montanti, Gocci ha ripreso Gocci, è lucidissimo, questo match andrà avanti ancora, si scatena Hiranaga, si scatena e serve il round, tiene Montecarlo, linea diretta con lo sport, il mondo dei peli super leggeri, Gocci, vediamo il tremendo destro con il quale, ecco il gancio sinistro, sì, era il primo knockdown, sì, il primo andava, avevamo proprio di spalle Gocci e siamo ora arrivati al quarto round, situazione rovesciata con un doppio successo da parte di Hiranaga che così accorcia la situazione, match che non può arrivare alle fine delle 12 riprese, un match fantastico Patrizio, incredibile Giacomo, un match tremendo, ma la cosa più fantastica è che hanno recuperato tutti e due, sono entrambi, non voglio dire freschi, ma hanno tutti, guarda, ancora il gancio montante esiste di Gocci alla figura, i due come se fossero riscaldati, che abbiano fatto le prime tre riprese per riscaldarsi, ora sembrano entrambi avere in possesso tutte le loro facoltà, tutte le loro energie, tutte le loro, Gocci perde sangue dal sopracciglio, e ancora che li porta Hiranaga, deve fare attenzione, è sull'orlo della squalifica il giapponese, comunque entrambi in questi quattro round hanno messo sulla bilancia tutta la loro potenza, ne hanno fatto le spese entrambi, ancora con la testa in avanti Hiranaga e si alza il giusto fischio da parte del pubblico, la giusta protesta, come on work. Ancora il montante sinistro di Gocci al bersaglio, grandi combattenti. È riuscito Hiranaga a portare il combattimento Patrizio sullo scambio, sulla pagana, sì, sulla corta distanza. Sulla violenza, è vero, è riuscito con quell'atterramento, con quel gancio sinistro tremendo. Vediamo Gocci come cerca di sciogliere. Ad annebbiare proprio le idee di Gocci. Proprio perché anche lui ha dovuto mettere molta forza nei colpi. Un round di pausa questo per tutti e due, cercano un momento di recupero entrambi, vedi, accendono i colpi, ne hanno veramente bisogno, credo che abbiamo assistito a un terzo round veramente unico nella storia, non vogliamo dire la storia pugilata, ma comunque rarissimo, ha portato colpi ma non è ancora un segno, non è riuscito a colpire. Ancora Gocci all'attacco con ganci sinistri, questa volta comunque Hiranaga è riuscito a schivare. Sempre cauto Hiranaga, è riuscito a riprendere controllo del combattimento, è colpito ma arretrando, poi abbraccia, si porta a distanza, l'ho detto che a distanza ravvicinata porta quei colpi da karate micidiali, si pone Hiranaga contro Frusta Gocci, match equilibrato, può succedere ancora di tutto, comunque stanno prendendo una bella pausa tutti e due, comunque devo dire è stato un attimino ingenuo in quell'occasione del gancio sinistro Gocci, ha fatto uno scambio proprio con le mani giù, si lavorava, padrone della situazione. Sì, lavorava al tronco ma con la testa proprio alzata, le mani giù, e quindi Hiranaga è stato bravissimo con quel gancio sinistro a spedirlo a tappeto, e termina anche il barbuto mano di pietra orientale giapponese di Okinawa, Nobuaki Hiranaga, che si abbraccia Juan Martín Gocci, non vuole assolutamente comunque sempre alla Prussa, è sempre sorretto con la testa, il giapponese attacca sempre, e ancora una volta attacca con la testa abbassata, ora il testo di Gocci adesso, io ho detto che il giapponese è coriaceo, lo deve tenere, deve essere concentratissimo Gocci, tenerlo sempre a questa distanza, lasciare che parta lo sfidante per centrarlo con la sua frusta oppure con il suo destro,
ha portato tre ottimi jet desk oggi. Ancora la testa che si intacca sullo sterno di Coggi, ma Coil se la prende con l'argentino, ha uno spasso sul sopracciglio sinistro di Tanaka. Segnatissimo anche il giapponese, dunque ancora il destro di Coggi al bersaglio, e penso proprio in virtù di questi jab destri di Coggi che Hiranaka si è procurato un taglio all'alto. Bello il montante fisso di Coggi su attacco di Hiranaka, un sinistro veramente incredibile, velocissimo, fulmineo, una frusta sempre in agguato quella di Juan Martín Coggi. Ne abbiamo avuto un saggio proprio in questa istante, in questa situazione. Comunque continua a macinare il suo avversario, si porta ridosso di nuovo. Attenzione, attenzione in questi momenti di Hiranaka alla media corta distanza. Comunque si è ripreso bene Coggi e siamo a un quinto round dove Coggi sta controllando la situazione in virtù del jab destro, di una tranquillità, veramente un recupero prodigioso da parte sia di Hiranaka che di Coggi, quasi incredibile, quasi sì, proprio significa che è preparato veramente bene. Ecco un match che dopo tante emozioni in questi ultimi due round ci sta regalando anche a noi una giusta dose di tranquillità, perché sennò alle nostre coronarie, se andava avanti come un terzo match, potevamo veramente saltare, perché non abbiamo mai visto niente di più incandescente. Veramente tre round a tutta birra. Ancora il montante, bello adesso il montante sinistro di Coggi. È anche abbastanza scontato questo montante, sì, perché attacca sempre con la testa abbassata. Vediamo l'azione in continuità, 18 secondi al termine. Attenzione, Hiranaka si è portato in zona karate. Attento Coggi, si sente bene? Disegno tattico mi sembra ormai preciso, delineato. Hiranaka che approfitta del finale per portarsi a ridosso dell'avversario. Tele Monte Carlo, un punticino per Coggi. E quando ci stiamo avvisando a metà del combattimento, il match è previsto sulle 12 riprese. Ricordiamo che si tratta del mondiale dei super leggeri versione WBA, il titolo che apparteneva a Patrizio Oliva fino a due anni fa, quando a Juan Martín Coggi, l'argentino che vediamo, gliel'ha strappato e poi lo ha difeso due volte. Questa è la terza difesa per lui, mentre per la prima volta Hiranaka e per la prima volta in Italia un giapponese si batte per la conquista per la prima volta di un titolo del mondo. Prova da vicino Coggi a portare il montante sinistro. Deve essere concentratissimo Juan Martín Coggi, non lasciarsi trasportare dal temperamento, non credere di avere nel sacco il suo avversario, che è incurante anche dei colpi, cerca con una grandissima determinazione di portarsi in queste condizioni. Sì, veramente Giacomo, dicevi bene, è incurante dei colpi di Coggi. Il giapponese va sempre all'attacco. È preparatissimo, sappiamo questi orientali Patrizio che non si ferma mai, hanno teste di legno addirittura. Come dicevamo prima, spettacolo assicurato con un orientale, battaglia assicurata. Ora è riuscito per la prima volta un colpo da lontano, per ancora un secondo colpo da lontano. Bravo Coggi, Hiranaka, poi Coggi ha risposto, lo sta fermando puntualmente con il montante sinistro. Patrizio, dopo queste riprese iniziali così folgoranti, tu pensi che a un certo punto si possa verificare in uno o l'altro dei pugili, anche se non si succedono situazioni drammatiche come quelle di prima, che ci sia un improvviso cedimento fisico da parte di uno dei due? Ma Giacomo, perché arrivi a distanza, sì, così, a scoppio ritardato? Sì, comunque è sempre pericoloso dare tutto nei primi round, c'è subito un accumulo di acido lattico, quindi i colpi dopo diventano più lenti, più pesanti, e quindi c'è immediata stanchezza. Comunque in questo sesto round mi sembra che un Hiranaka più deciso che si porta in avanti è riuscito a chiudere la distanza e a trovare anche un pochino meglio la misura, o sbaglio? Sì, ma comunque Coggi lo sta centrando puntualmente d'incontro, ancora come in questa occasione sta boxando adesso Coggi. Certamente la box di Coggi è più bella, è sicuramente superiore. È bello ancora il jab destro di Coggi, vedi? Si è ancora Sanfina dal sopracciglio sinistro. Hiranaka. E il sangue gli dà anche un po' di fastidio. Eh sì, proprio ci sono dei fiotti. Attenzione,
può succedere di tutto. Ed ecco che l'arbitro poi l'interviene e chiama l'arbitro, il dottor Salvatorelli di Pescara, che è molto 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 preciso, molto attento, molto scrupoloso. Potrebbe interrompere il combattimento. Siamo al sesto round. Prima interrotto un altro match, quello fra Arano Albert e Lidia Seghe. Comunque già come lo spazio sembra al di sotto del sopracciglio, quindi un punto pericoloso. Comunque il medico per il momento il match riprende. Sesto round, c'è stato il pericolo di un'interruzione per ferita, ma l'arbitro Coil ha dato, dopo essersi consultato con il medico, ha dato il box di nuovo. Un'altra pausa comunque ben e termina anche questo round per Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Giacomo Coggi sta dimostrando comunque di non essere soltanto un grosso picchiatore, ma comunque di saper boxare. Vedi, Madrid ha incontrato un grosso personaggio due anni fa. Sì, veramente sta dimostrando di essere un grosso campione, perché è uscito da una situazione veramente critica ed è uscito alla grande boxando proprio di tecnica questo Koryashio giapponese. E siamo al settimo round e io devo dire, Patrizio, che i colpi peggiori, più violenti, li ha incassati proprio Coggi. Sì, è vero. E quindi la sua capacità di recupero, l'avevamo detto, adesso si vedrà se Coggi è veramente un campione, per come se la cavava, come riusciva a rientrare. E lui ne è uscito fuori proprio da grande campione. Poi non si fa incantare in un certo senso. E andata la testa tremenda da parte di Irinaka. Incredibile come questo giapponese si aiuti con la testa, con tutti i mezzi a disposizione, corretti e non corretti. Abbiamo detto questo popolo, questi sono cinesi, giapponesi, gente di confine, razza tremenda, voglio dire, non voglio dire sanguinaria, ma veramente dei pugili dotati di un'animosità, di una grinta, di una capacità di sublimarsi, di lottare, che come pochissimi altri al mondo. A questo punto la migliore tattica per Coggi sarebbe quello proprio di invitare a venire avanti il giapponese e colpirlo d'incontro. E vediamo se ha l'intelligenza e la classe per capire questo suggerimento, che ha invano anche tentato di dargli. Ho notato prima, Patrizio, e veramente questo è un insegnamento per tutto il mondo. Pensate, Patrizio, in teoria dovrebbe avercela un po' con Coggi, gli è talmente amico che gli dava i consigli per quello che doveva fare. È una cosa che veramente la dice veramente lunga su quello che è la box, anche dal punto di vista, diciamo, etico. Ancora lo stacco, deve stare attento, perché si è trovato in una situazione pro karate Hiranaga veramente pericolosa, deve sempre non sempre portare pericoloso. Distanza breve, sempre pericoloso questo giapponese, cerca di boxarlo ancora a distanza con il destro, con il jab destro Coggi. Veramente miracolosa la pomatina che l'ho messo all'occhio di Hiranaga, perché è riuscito a fermare un'emorragia in una zona molto delicata. Mentre comunque vediamo che Coggi sta facendo la stupidaggine di cercare di colpire l'occhio di Hiranaga per metterlo così in difficoltà, e così non boxa come dovrebbe. E intanto si è fatto portare alle corde, incalzato, sì, da Hiranaga. Bello il gancio sinistro adesso in uscita di Coggi, ha colpito il giapponese, ha sentito il colpo. Questa reazione di Coggi, molto bravo in difesa, schivava i colpi di Hiranaga sul tocco, usciva fuori. Ha affrontato Hiranaga sul suo terreno, quello dei ganci corti, era vinta lui, quindi dimostra di avere più velocità. Ancora il sinistro di Coggi al bersaglio. Sì, Giacomo è stato molto bravo, perché proprio schivava a millimetro proprio i colpi di Hiranaga. E poi sul terreno dell'avversario. Testo di Hiranaga. Al bersaglio e termina anche questo round. Tele Monte Carlo viene sempre orientalmente scolpito, una maschera che non dice molto ma dice tutto di Hiranaga, dice di una determinazione, di una volontà di vittoria, e questo che sostiene i giapponesi. È riuscito a superare momenti difficilissimi del primo round e nel terzo, e a riproporsi per un combattimento alla pari con un grandissimo campione come Juan Martín Coggi, l'argentino sulla destra. Coggi scioglie la frusta, la sua arma è migliore al sinistro, però gli ultimi match Patrizio l'ha visti proprio con il destro.
Sì, specialmente la prima difesa contro il coreano Sohwan Lee, lo spedì al tappeto proprio con un gancio destro, poi si è confermato bravo tecnico anche contro Brasier, lo spedì al tappeto al nono round con un buon sinistro di incontro, però fu il destro l'arma vincente di Cocci, riuscì a boxarlo. Ecco, quello che non hanno nessuno dei due pugili è un vero jab di contenimento. Attenzione, ha portato di nuovo all'angolo, ha incastrato all'angolo il suo avversario, ecco che cerca di liberarsi le braccia, poi Coyle interviene e salva in un certo senso Cocci, che viene anticipato ancora. Attenzione, destro di Renaga, si è battuto due volte sul volto di Cocci, come cessa di essere concentrato, come si concentra una minima pausa, subito il giapponese esce fuori. Sì, comunque fortunatamente per Cocci non sono stati colpi tanti. Tanti. È bello il gancio sinistro, brava la buona l'azione di Cocci, la frustata con la spalla destra e poi un buon gancio sinistro ha colpito il volto di Renaga. E lo ha fermato proprio nel momento in cui Renaga stava per prendere il sopravvento. Bravo anche Cocci in questa circostanza, riesce a contenere il giapponese. Parte da lontano con il destro di Renaga. Siamo all'ottavo round, 12 le riprese previste per questo titolo del mondo. Tenta ancora di colpire in bello stile Cocci, decisamente pugile, tecnicamente migliore. A livello di dilettanti non ci sarebbe dubbi sulla vittoria di uno o dell'altro, sicuramente andrebbe a Cocci. Ancora gli comincia a sanguinare il sopracciglio di Renaga. L'occhio di Renaga. Buono questo jab destro di Cocci, doppiato dal montante sinistro. 18 secondi al termine di questa ottava ripresa, ancora Coyle controlla l'occhio di Renaga. Renaga cerca di portare un'azione a due braccia, ma lo lega bene Cocci. Tra poco entreremo, quando è che diciamo c'è la rottura di fiato. Bruttissima la ferita di Renaga. Sì, bruttissima. Bello comunque un buon destro ha portato il giapponese, bello il montante sinistro, l'incontro di Cocci. E termina anche questo ottavo round. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo squadro di questo round. Renaga ha finito il match con l'occhio sinistro praticamente grondante di sangue. Fanno miracoli all'angolo, ma non crediamo che possano continuare di questo passo. Prima o dopo potrebbe esserci un'interruzione per ferita. Cocci sta lavorando anche con il suo destro proprio sull'occhio del suo avversario. Sta proprio cercando il sopracciglio di Renaga. Ma sicuramente Renaga, se si convince che può essere buttato fuori da questo mondiale per ferita, si scatenerà in una pagarra incredibile. È venuto Fello, andato dagli dei per vincere il titolo del mondo, questa è la sua convinzione. Fello il gancio destro di Cocci, su attacco di Renaga, ha fatto perno sulla gamba destra. Quattro riprese al termine, sempre questo destro abbassato, vedi? Manca comunque di un jab veramente di controllo Cocci, forse questo è l'unico limite di questo pugile. Eh sì, perché lui già come abituato comunque a boxare di potenza, di forza, e quindi cura poco la tecnica. Comunque adesso lo sta. È bello il montante sinistro. Bene, si è sottratto. Abbiamo visto Cocci in allenamento che ha proprio ha usato moltissimo questo lavoro di movimento sul tronco, sì, per abbassarsi, ma l'hai fatto vedere tutto all'inizio in quel servizio, evidentemente sapeva che già bello doppio sinistro di Cocci, montante di sinistro, gancio sinistro precisi al corpo e al volto di Renaga, proprio una scudicciata alla Zorro, battuto sul volto con due colpi precisi, perfetti. Grandissimo campione questo argentino, naturalizzando italiano. No, comunque l'arbitro corta Renaga, ma comunque non abbiamo visto nessun colpo. Renaga è inciampato vicino al piede di Cocci. Si è rivolto a Nakaema, al suo secondo, e a Capalello, il filippino, che è il suo manager, tutto controllo, non è successo niente. Comunque in realtà però sui cartellini scende un punto. Sì, certamente. Punto. Comunque Giacomo, bisogna vedere se i giudici sotto al ring condividono questa scelta dell'arbitro. Sì, buono il destro di Cocci, due jab destri dell'argentino. Comunque nel round precedente sicuramente se l'ha giudicato Cocci, grazie a quelle due frustate bellissime che gli ha piazzato a metà del round. Ok, 20
22 secondi al termine. Goggi ora si sente più sicuro, vedo che controlla, si muove sulle gambe, cosa che non faceva in precedenza. Sì, Giacomo, hai ragione, è riuscito proprio a prendere il controllo del match. Ha capito che non deve assolutamente continuare il match di forza, perché anche lui rischia tantissimo. Sta boxando con il suo jab destro, sta avendo la meglio, quindi intelligentemente sta continuando così. E termina anche questo round giapponese, che si ispira alla box di Mano di Pietra Durand, e anche in un certo senso gli assomiglia, cerca di assomigliarli. Ancora tre round al termine, 9 minuti per un titolo del mondo, bellissimo. Certo, la battaglia dei primi tre round è irrepetibile, e andiamo a vedere quello che succede. Nobuaki Hiranaka, pantaloncini azzurri, sfidante Juan Martín Coggi, campione. Ring di Vasto, che segue con silenziosa attenzione questo combattimento, che vede, credo, Patrizio Coggi, quanti punti ha di vantaggio secondo il nostro cartellino? Ma almeno 2 punti, 2 o 3 punti Coggi che li stia aggiudicando, sì. Quindi il match è ancora aperto, è aperto a qualsiasi conclusione, anche quella prima del limite. Leggiamo una grandissima determinazione ancora del giapponese. Ancora il jab destro di Coggi, che fa breccia nella guardia di Hiranaka. Hiranaka quasi si lascia colpire per cercare di trovare una breccia. Grande intervento dell'arbitro Coil, si è tuffato su Coggi ma non l'ha raggiunto Hiranaka. Coggi ha anche ancora buone gambe. Sì, sta boxando proprio in scioltezza in questo finale del match. Coggi intelligentemente ha capito che non deve accettare la battaglia con un grosso picchiatore quale il giapponese. Sì, lo tampona, cerca di capire le intenzioni, di anticiparlo o con la frusta o col jab destro. Bello il montaggio dritto di Coggi, preciso, pieno, è stato assorbito splendidamente comunque dal giapponese. Ormai detto tutto, il giapponese sta prendendo la misura di Coggi per sparare il destro, incurante dei colpi che continuava ad incassare. Sì, andava proprio avanti allo sbaraglio, devo dire, cercava a tutti i costi Coggi, ma bravissimo l'argentino sulle gambe a uscire fuori dai colpi. Praticamente non sente più i colpi perché ha preso un sinistro di incontro tremendo, non ha mosso ciglio il giapponese. Si vede che la sua costituzione mentre è riscaldata al punto tale. Sì, è vero, comunque bisogna anche dire che comunque Coggi ha perso un tantino nello scatto, quindi bello questo destro di incontro di Coggi. E veramente deve dire grazie a questo suo jab questa sera Coggi, che sta dominando il match contro questo pericolosissimo 40 secondi al termine. Ancora al sangue, attenzione, potrebbe esserci la confusione per ferita. È il 10° round, mancano pochi istanti alla conclusione, al suono del gong. La ferita credo che si debba concludere qui il combattimento. Osserva con grande attenzione Salvatorelli, il medico del campionato del mondo, c'è il pubblico in piedi, sospetta la confusione, fa il suo lavoro con grande cura e dà ancora il box. Si salta il campionato del mondo, non è mai bello terminare un match per... E ancora il montante sinistro di Coggi, il giapponese sta vedendo, sai che il match può finire, si butta con tutto l'orgoglio, cerca di finire questo incontro. Tomasen! Lo abbraccia proprio stretto Juan Martín Coggi per tenerlo lontano. Attenzione Coggi, pericolosamente riesce a sottrarlo dall'angolo. Si sottrae bene dalle corde Coggi. Situazione molto per delicata per Coggi, che sembrava incastrato, quindi esposto a Tele Monte Carlo, linea diretta con lo suolo. Ancora riparato miracolosamente Hiranaka. Ancora 6 minuti al termine, 11° round. Un altro punto si è guadagnato Coggi anche nel 10° round. Ora se il match si concludesse adesso, o se non succede qualche grave fattaccio, la vittoria ai punti dovrebbe essere di Juan Martín Coggi, splendidamente in forma, in grado di saltellare, di sciogliersi, di ballare attorno all'avversario e non correre rischi. E si alza il grido del palasport di Vasto per questo ormai naturalizzato abruzzese Juan Martín Coggi.
adottato da questa città. Non appretta più i tempi, Coggi controlla, entra e esce ora dalla guardia della Pesaro, si prova, prova con il montante. Passano i secondi tutti per Coggi. Ho visto proprio l'astuzia di Coggi a corpo a corpo a bloccare proprio gli avambracci di Iranaka per non farlo lavorare. Comunque alla figura ha una box molto particolare Coggi, non è un pugile comune come tecnica, come impostazione sicuramente. Sì, veramente è una box tutta a sé. Questo jab destro sempre abbassato, questo sinistro schioccante che può arrivare da qualsiasi posizione. Sì, riesce comunque ad avere anche un buon tempismo di Coggi. Si ributta dentro Iranaka quando manca 1:19 al termine della decima ripresa, cerca di impegnare in una battaglia cruenta Coggi, ma che sembra aver capito tutto ormai del suo avversario e riesce a controllarlo anche in questi momenti delicati. Di tutto. Ancora addirittura questa volta la spalla, fa di tutto questo giapponese per capovolgere la situazione del match. Ha imparato a difendersi da testate, ma non era preparato a difendersi dalle colpi di spalla. Ha scoperto anche questo. Veramente gli dei. Ancora il jab destro di Coggi al bersaglio. Veramente solo gli dei, arrivati a questo punto, possono favorire la Buati Iranaka a consentirgli la grande impresa di conquistare il titolo del mondo dei pesi super leggeri versione WBA. Comunque sempre pericolosissimo Iranaka. Buona la riprova, attenzione il canto sinistro di Iranaka, poi il jab destro di Coggi, sempre lui, destro pulito in bocca. Sì, preciso questo destro di Iranaka, stava provando Coggi a portare dei montanti e Iranaka l'ha centrato. Si scatena Iranaka, attenzione, brividi ancora più basso, un brivido di basso, il pubblico è ammutolito, ha visto chiaramente piombare il destro sulla bocca di Coggi. Pochi istanti al termine, momento delicatissimo per l'argentino che ha l'occhio preoccupato e sbarrato, non più arti di quello di forse quello in cui Iranaka ha cercato di sovvertire la situazione. Eccolo qui, stupendo, ha portato un montante sinistro alla figura, doppiato da un destro, e Coggi si è fatto sorprendere e ha recuperato un punticino. Ultimo round, vediamo cosa può succedere ancora. Iranaka darà tutto se stesso sicuramente. 3 minuti eterni che sono diventati 2:50. Iranaka all'attacco, Coggi provato per quel colpo, tenta ancora la via della spalla. Iranaka ancora una volta scorretto. Sinistro, questo montante calcio di Coggi, stupendo come cerca di tempo, un montante sinistro doppiato da un gancio sinistro, ha fatto partorire la luce, si è spenta la luce per Iranaka, il suo sguardo non riesce più ad sollevarsi per l'avversario, non ha più energie, veramente gli ha spento la luce con la lampadina, con quel sinistro, con quella puntata. Sì, vacilla ancora sulle gambe, ha sentito quel gancio sinistro di Coggi, proprio perfetto come scelta di tempo, lo ha pescato di nuovo a volto, Iranaka ha piegato le gambe. Doveva venire fuori Iranaka, invece Coggi ancora una volta brillantissimo, è riuscito a superare la crisi del round precedente e a proporsi, ora sta controllando la situazione. Vediamo come la controlla, se pescherà d'incontro Iranaka, se Iranaka avrà ancora voglia di buttarsi in avanti. Veramente grande, grande Martin Coggi questa sera, ha dimostrato di essere, si è consacrato veramente grande campione. Adesso aspetta, pizzica con il jab destro il suo avversario, non ha intenzione lui di incrementare l'azione, sa che ha mantenuto il titolo, non vuole correre i rischi, ha imparato a sue spese che alla minima distrazione Iranaka lo punisce, quindi sta tranquillo anche se non passivo, anche se non vinto certamente, senza lasciare molto spazio all'avversario. Attenzione, ancora il destro del giapponese, comunque sempre in agguato, è riuscito a colpire il volto di Coggi. Iranaka, grande, ecco, grande match questa sera Coggi. Iranaka si avvicina, Coggi che lo guarda, lo attende, si muove sulle gambe, si allontana, sa di avere il vantaggio ai punti di 2 o 3 punti. Continuano a dirgli dall'angolo gira, gira, ancora il montante sinistro, poi l'abbraccio,
queste sono situazioni anche Hiranaka non ha più energie per svincolarsi dalla presa di Goggi. Meno di mezzo minuto al termine di questo combattimento per il titolo mondiale. Adesso Hiranaka! Hiranaka è riuscito a pizzicare ancora nel finale e forse a conquistare anche questo round, quindi ancora il destro di Hiranaka. Goggi cerca di applicare con il sinistro, ultimi istanti, ancora il sinistro di Goggi, ancora Hiranaka in attacco, fantastico combattimento incerto fino alla fine, il giapponese ancora buttato in avanti alla disperata ricerca di una soluzione a lui favorevole. Incredibile match, ed ecco qui si conclude il combattimento. Abbiamo visto lo sguardo un po' addolorato da parte di Hiranaka, sanguinante, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo che passano, ormai considerato sconfitto da un grandissimo campione, un match favoloso, l'avevamo presentato come il match dell'anno e così è stato il match dell'anno. Patrizio Oliva è salito sul ring, è stato il primo a congratularsi con Goggi. E a fianco a noi, mentre rivediamo questo ralentì con l'uomo di Okinawa, il karateka, disperatamente ancora alla ricerca con una volontà di ferro, congratuliamoci con Roberto Sabatini per aver allestito questo mondiale favoloso. Sì, effettivamente è stato un gioco, è stato un gesto, però veniva qui come un gesto misterioso, invece dimostrava di avere un grandissimo coraggio, una grandissima vita atletica, anche ha dimostrato grandissime dote di calciatore. Voi eravate convinti che avremmo assistito a un match così favoloso? Vedevamo per la prima volta.